Un caloroso saluto da Angela Saieva a tutti i connazionali presenti all'estero. Oggi stiamo parlando di una grande voce, è la vocalista dei Pink Floyd. L'emozione che puoi avere in Germania e l'onore che puoi dare al nostro pubblico, sia italiano che tedesco, qui ascoltando e deliziandoci da questa bellissima voce. I'm very happy to be here. I look forward to doing many more things in Germany in the next year. So this is the first of many visits, I hope. Abbiamo saputo che parli un po' italiano. Sì. Cosa sai dell'italiano? Sì, ok. Io parlo solo piccola. Poco. Ma sto imparando piano. Mi piace l'Italia molto. Io vivo a Roma. La cosa più bella che può portare e trasmettere di questa musica ai noi italiani residenti all'estero. Through the music. Oh, Pink Floyd is universal. Pink Floyd è un concetto universale che copre più generazioni. Essere parte di un marchio o di una band così grande è ovviamente stato un onore per me e lo è tuttora. Da piccola sicuramente voleva fare un qualcosa di diverso della cantante. Come è arrivata ad entrare in questo mondo del Pink Floyd? All'inizio volevo fare l'attrice, infatti sono andato a studiare arti figurative e actor studio, però all'inizio in quei tempi le parti femminili per una donna nera in America erano votate. Tutto ciò che ho scoperto essere contro di me nella carriera dell'attrice invece giocava a mio favore nella carriera musicale della cantante. Because there was a long tradition of the big black backing vocalist. Perché ovviamente c'era una grande tradizione delle donne alte, grosse, nere. Lo so, anche bellissima. Era a New York a fare una registrazione con sua sorella Lorelai, che lavorava per Capitol Records, una casa discografica, per Nile Rogers, il chitarrista di Chic, tante altre cose. E in quel momento era appena cominciato il tour di Momentary Lapse of Reason dei Pink Floyd, ma avevano solo due cantanti. E David Gilmour aveva in mente di metterci un po' più colore. Sono state, diciamo, raccomandate e chiamate da un amico della sorella, che ha chiamato poi a bordo lei ed un'altra cantante amica, e quindi per la realizzazione di un videoclip hanno preso l'aereo e sono andati ad Atlanta a fare questa registrazione. L'ultima cosa e poi la lascio a questo meraviglioso pubblico di questa sera, i suoi sogni per il your dreams for the future and your next big project. I have a few. Ne ho diversi, sto lavorando a non meno di 3 album diversi da far uscire l'anno prossimo. Quindi ci chiamerai? So you will call us? Absolutely. Thank you. Certo. A nome di TeleVideoItalia e della stampa nazionale italiana all'estero e del Corriere d'Italia, io vi ringrazio umilmente per aver accettato la nostra intervista. Grazie di cuore. On behalf of TeleVideoItalia, many thanks to you and heartfelt thank you. Grazie a lei. Ti chiedo solo un favore grande, perché questa serata è stata anche grazie a una particolare persona. Vorrei fare un saluto da parte sua a Charlie Saieva e a Mai. Ok. Ciao a Charlie, Saieva e Mai. Thank you, Matt.